Buona domenica gentili telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento con la nostra informazione. Un salto verso il futuro grazie al nuovo sito ATC e ai servizi integrati per favorire il rapporto utenti-dipendenti. Dopo il nuovo contact center entrato in funzione a inizio anno per ridurre i tempi di attesa degli utenti che si rivolgono allo 0321 178788, ora è la volta del lancio del rinnovato sito internet e dei servizi integrati. Due novità che, come dichiara il numero 1 di ATC Piemonte Nord, Marco Marchioni, sono state studiate per favorire il rapporto tra inquilini e dipendenti, migliorando dunque l'efficienza complessiva della macchina organizzativa dell'ente nell'ottica di ridurre le spese di gestione. Con oggi entriamo nel futuro, perché oggi non siamo qua soltanto, e già di per sé sarebbe una cosa importante, a far vedere il nuovo sito di ATC, che è andato a sostituire un sito obsoleto, poco accedibile, si può dire, poco fruibile da parte dei nostri utenti, con delle informazioni che erano quelle previste per legge, ma di fatto insufficienti per un'utenza come la nostra. Insomma, abbiamo oltre 10.500 alloggi, 4.500 garage, 119 tra negozi e uffici, e quindi la nostra platea di utenti, potete immaginare, è notevole. Penso che più o meno saremo sui 50-60.000 inquilini in generale. Quindi un sito più fruibile e con tutte le informazioni consentirà ovviamente a molti dei nostri utenti di non venire nelle varie sedi, ma di poter ottenere, grazie ovviamente anche al lavoro di Tecnosys e di Eres, che ringrazio, ad ottenere quelle informazioni basilari che normalmente vengono a chiedere negli uffici. Questo investimento tecnologico è stato deciso ovviamente dal CDA di ATC proprio per avere un rapporto ancora più diretto ed immediato con i nostri utenti e nello stesso tempo liberare risorse umane dei nostri dipendenti, che ovviamente facendo sportello tutti i giorni non si possono poi dedicare ad altri incombenti. Abbiamo verificato che la maggior parte dei nostri utenti è dotata di smartphone, cellulari di ultima tecnologia, e quindi di PC o tablet, e quindi abbiamo deciso di andare in questa direzione proprio per questi motivi. Ovviamente questi servizi, questo sito, l'assistente virtuale Alex piuttosto che l'app non andranno a sostituire il contact center né il servizio di sportello, che rimarranno ovviamente a disposizione dei nostri utenti più anziani e meno tecnologici. Però direi che con questo entriamo davvero nel futuro, perché ATC Piemonte Nord è tra le prime, se non addirittura la prima in Italia, ad adottare questo tipo di tecnologia per la gestione dei propri utenti. Secondo poi il direttore generale dell'ATC, Roberto Ghiglione, permetterà di istruire le pratiche più frequenti accedendo ad una modulistica scaricabile e consultare la propria posizione amministrativa e contrattuale, segnalare guasti e molto altro ancora. Abbiamo cercato, diciamo così, di fornire un ulteriore strumento alla nostra platea un po' particolare, che diciamo così li rendesse in grado di effettuare alcune operazioni che per noi sono fondamentali, quindi le domande di fondo sociale, il cambio alloggio, accogliere un familiare, in modo tale da poter istruire parzialmente la pratica e verificare subito la fruibilità, per poi eventualmente accedere allo sportello oppure completarla direttamente online. Ed ora parliamo dell'iniziativa di sensibilizzazione contro il bullismo intitolata Sbulloniamo, un successo. L'associazione Sbulloniamo Insieme APS, realtà novarese di recente fondazione, nata dallo sportello Sbulloniamo Insieme a te sì, inserito all'interno dell'associazione Oratorio San Maiolo, ha premiato i vincitori del primo concorso intitolato Il bullismo visto dai miei occhi, rivolto ai bambini e ai ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado. L'iniziativa, organizzata in collaborazione con il Centro di Giustizia Riparativa di Novara, è nata con l'obiettivo di sensibilizzare bambini, ragazzi e personale scolastico in occasione delle diverse giornate nazionali ufficiali.
Bambini e ragazzi hanno partecipato al concorso presentando un'elaborata scelta, tra cui scatti fotografici o disegni, video, canzoni, installazioni artistiche con tema bullismo e cyberbullismo, oltre 2.000 elaborati presentati dalle scuole. La premiazione si è svolta nei giorni scorsi nel cortile del Convitto Nazionale Carlo Alberto. Erano presenti i diversi enti partner e ci saranno presto novità su una nuova giornata da vivere all'insegna del rispetto. Lo sportello è stato assorbito dalla nuova associazione Sbulloniamo APS, che è stata inaugurata nelle scorse settimane per continuare il lavoro che era stato fatto in questi 3 anni. La giornata di oggi siamo qua per premiare tutti i bambini che hanno partecipato al concorso, al primo concorso Il bullismo visto dai miei occhi, a cui abbiamo rivolto questa giornata. Il concorso è partito nella giornata dedicata alla giornata nazionale del bullismo e abbiamo chiesto di realizzare un disegno, un pensiero, qualsiasi cosa che riportasse al bullismo. I lavori svolti sono stati veramente tantissimi, hanno partecipato da tutte le scuole della provincia e oggi abbiamo premiato i lavori. I lavori sinceramente dovevano essere premiati tutti, ma proprio perché ognuno aveva qualcosa di bello di suo. Purtroppo non si poteva, si faceva una scelta, però avevamo pensato di dare un diploma di ringraziamento a tutti i bambini che hanno partecipato. Noi continueremo a lavorare per loro, per un futuro migliore, e stiamo organizzando un nuovo evento che verrà presentato il 28 di maggio, aiutaci ad aiutarti, e invitiamo tutti a partecipare proprio per l'importanza di questa giornata e per continuare il percorso educativo formativo rivolto a tutti i nostri bambini e ragazzi. Ed ora parliamo dell'ambulatorio solidale della Croce Rossa Italiana inaugurato a Novara qualche giorno fa. Questo progetto è stato fortemente voluto dal nostro presidente e dai medici di Croce Rossa e da Sorella Varisco. Questo progetto che così orgogliosamente ora si sta concretizzando, però le menti sono stati loro, e quindi un ringraziamento anche a Sorella Varisco. I ringraziamenti più importanti sono stati fatti dal presidente e dal nostro sindaco, e io mi permetto di ringraziare il nostro presidente è sempre attento alle problematiche della nostra città, che ancora una volta si è dimostrato una guida molto importante per la nostra associazione. Questo penso gli sia dovuto. Ai medici di Croce Rossa, che ci hanno supportati e sopportati in questo progetto, anche a loro un ringraziamento grande. E poi il ringraziamento di cuore alle infermiere volontarie, alle crocerossine. Come sempre in questi anni di pandemia sono state in grado di porsi con spirito di corpo, sincerità, umiltà, adattandosi ad ogni bisogno che la città di Novara ha richiesto. Quindi davvero a loro il ringraziamento più grande, anche perché loro saranno quelle che proseguiranno poi insieme ai medici nella gestione dell'ambulatorio. Il servizio dell'ospedale di Borgo Sesia non è adeguato alle esigenze degli utenti. È quanto afferma il rappresentante sindacale dell'ASL 11 nell'intervista che vi stiamo per proporre. Timore per l'ospedale di Borgo Sesia. Sappiamo che è un ospedale territoriale, che quindi i servizi previsti da questa categoria di ospedali sono qui rispettate, ma sappiamo anche che il territorio afferente, il bacino d'utenza afferente a questo ospedale è molto ampio, e quindi i sindacati sottolineano e allarmano, insomma, sul fatto che servirebbe qualcosa in più. Con noi Eugenio Ferrari, RSU dell'ASL VC. Allora, com'è la situazione? Lei che è dentro l'ospedale, cosa vede? La discrepanza tra la necessità dell'utenza e l'offerta dell'ASL è grande? Ma allora, noi siamo partiti dal 2014 con un ospedale che aveva tutta una serie di servizi
e che passando gli anni si sono deplementati, ridimensionati, riorganizzati e così via. E quindi siamo passati ad avere un certo numero di specialità e adesso all'interno dell'ospedale abbiamo pochissimo. E inoltre a questa cosa gran parte delle specializzazioni che ci sono sono gestite da specialisti che sono delocalizzati. Sì, quindi non so, i pediatri sono di cooperativa, i medici del pronto soccorso sono di cooperativa. Quindi non sono dipendenti ASL? Non sono dipendenti ASL, di cooperativa abbiamo anche la pediatria, il pronto soccorso e il servizio di anestesia e rianimazione che è delocalizzato. E, con pochi dipendenti, tipo l'anestesia e rianimazione sono due, della pediatria nessuno, del pronto soccorso due anche questi. E quindi dal mio punto di vista questa delocalizzazione dà anche tutta una serie di problemi, anche perché capiate bene, al di là della gestione sul territorio, quindi dei problemi che si possono avere come utente, ma ci sono dei problemi anche lavorativi. Perché tu operi con medici specialisti che non conosci, che regolarmente cambiano, con cui non c'è un'affinità, un affiatamento o comunque una prospettiva che si ha normalmente quando si lavora in un'equipe affiatata. Insomma, la situazione, come cioè questa famosa frase, è grave e seria, mi sembra di capire. Direi di sì. Inoltre, ci tengo a dire una cosa, che mi sarei aspettato potenziamento anche della medicina di base, e invece anche sulla medicina di base abbiamo tutta una serie di difficoltà di reperimento di medici di base, e non ultimo adesso questa grande idea di sostituire tra virgolette i medici di base con gli infermieri di famiglia, che l'infermiere di famiglia ha un'altra costituzione, ha un altro metodo di lavoro, ha altre competenze che non sono assolutamente uguali a quella del medico che gestisce diagnosi e cura. E dopo due anni di stop torna l'Alpa di Varallo, quindi sentiamo le prime notizie sulla manifestazione. Dall'8 al 17 luglio 2022 torna finalmente l'Alpa di Varallo, giunge alla 46esima edizione questa grande manifestazione attesa non soltanto in valle ma anche in un ampio territorio dal quale arrivano ogni anno migliaia e migliaia di visitatori. Nel 2020-2021 a causa dell'emergenza sanitaria il Comitato per l'Alpa aveva rispettato rigorosamente le norme in vigore per la pandemia, riuscendo comunque con coraggio a proporre una serie di eventi da giugno a settembre denominati Alpa Summer Festival, e consistevano in diversi weekend a tema che hanno allietato i residenti turisti, portando comunque un positivo indotto economico alle attività della città di Varallo. Nelle ultime settimane ci sono stati diversi incontri con le realtà cittadine, dei commercianti e dei titolari di bar e ristoranti, le Proloco e le associazioni del territorio, e quindi hanno portato il Comitato per l'Alpa a scegliere la miglior formula da adottare per riportare l'Alpa nella estate varallese e valsesiana. Fra le tante considerazioni fatte, le idee, le proposte lanciate, alla fine ha prevalso comunque la voglia di ripartire con la manifestazione dell'estate per eccellenza. I ricordi e l'attaccamento a questa manifestazione, la nostalgia di tanti, la tradizione, la festa, dicono gli organizzatori, hanno fatto sì che non ci si potesse assolutamente staccare da questo solco ormai così ben preparato per ideare, per pensare a una manifestazione diversa. E così adesso c'è grande attesa per conoscere nelle prossime settimane quelli che saranno i nomi degli artisti che si esibiranno sulla piazza di Varallo Sesia, e comunque la macchina si è attivata e quindi non c'è che da attendere questi due mesi per tornare a fare festa in piazza Vittorio a Varallo Sesia. Expo Risorgimento attende novaresi e non solo. Apertura nei weekend per Expo Risorgimento al Castello in Piazza Martiri 3 a Novara. Expo Risorgimento nasce come idea nei primi anni 2000 per iniziativa dell'Associazione Amici del Parco della Battaglia Onlus, in collaborazione con il Comune di Novara e con il supporto dell'ATL.
sono visibili oltre 800 oggetti, tutti collegabili al Novarese, che vanno come epoca dalla conquista sabauda di Novara, che giustificò il progetto di espansione oltre Ticino, all'origine del nostro risorgimento, sino alla breccia di Porta Pia, attraverso i moti del 21, la battaglia del 23 marzo e la campagna di Crimea e le guerre di indipendenza. Tra i materiali più interessanti ci sono la bandiera della Guardia Nazionale di Novara del 1848, quella della Società di Mutuo Soccorso, la maschera mortale di Cavour, i civili del campo di battaglia della Bicocca, gli elementi di equipaggiamento, armamento e vestiario dei soldati. E poi oggetti di uso del periodo, documenti, manifesti, foto d'epoca e stampe, tra cui quelle della collezione del Novarese Franco Guerra. La particolarità che differenzia Expo Risorgimento da altri musei è la speciale attenzione per la visibilità e la leggibilità dei pezzi esposti e la possibilità per i visitatori di prenderne in mano alcuni per capirne peso, realizzazione e funzionamento. Gradite le offerte che ripagano del lavoro volontario dei soci. Inaugurato a Torino, a Palazzo Madama, il Media Center Casa Italia per l'Eurovision. Abbiamo scelto come luogo dedicato ai giornalisti che verranno da tutta Europa, ha detto il sindaco Stefano Lorusso, uno spazio iconico e simbolico della città, in cui associamo le meraviglie storiche conservate in questo palazzo all'innovazione dell'Eurovision. Torino si accende e apre le porte per l'Eurovision con eventi importanti in tanti locali della città, concerti, e qui a Palazzo Madama per i giornalisti una speciale, qui al Media Center di Palazzo Madama, uno speciale Piemonte Tasting Tour, come potranno i giornalisti di tutto il mondo apprezzare le nostre eccellenze più buone, il nostro cibo, la nostra gastronomia, la nostra enogastronomia, che sono una delle cose che vogliamo presentare anche più belle da far vedere, da far assaggiare. E poi la nostra bellissima città, con la spinta verso il turismo, in cui la Camera di Commercio sta dando un grande contributo e vuole, collaborando con tutte le istituzioni, la Regione, il Comune, le associazioni, siamo qui per presentare un vero lavoro di squadra che è partito per questo evento. Abbiamo realizzato tutta una serie di proposte per i turisti e per i cittadini che potranno cogliere durante questo momento di Eurovision, che vanno da una serie di proposte proprio fatte dalle organizzazioni e le associazioni di categoria. Faccio un esempio: il piatto tipico a 15 euro che è formato e composto da 4 antipasti e un calice di vino, oppure la Vermouth a 10 euro, e ci sono tutta una serie di locali che aderiscono a questa proposta. Abbiamo anche un'unica, direi, e imperdibile occasione, che è quella di scaricare la guida Pocket Torino Lonely Planet gratuitamente dal 4 al 14 maggio. Abbiamo realizzato ovviamente, e lo comunicheremo in varie occasioni, la mappa turistica, proposte turistiche, tutto questo dove si trova sul sito di Turismo Torino, quindi turismotorino.org, c'è una sezione dedicata a Eurovision, e qua si trovano tutte le proposte che si possono, diciamo, fare in questo periodo. E termina con questo servizio questa edizione del nostro telegiornale. Non mi resta altro che augurare a tutti quanti voi un buon proseguimento di serata. Arrivederci.